in campo ci sono il campione del mondo Max Otto, un applauso per lui, con il suo compagno estrese Tony Nimara. Dall'altra parte due campioni invece italiani di football negli anni passati, Gianni Mordenti e Andrea il Cannibale Mazzocchi. Si può partire. Primo punto per Danny Mordenti. Primo punto per Danny Mordenti con una palla spinta lungo linea che scavalca Tommy. Ricezione sbagliata di Massimo Oddo, insomma il servizio di Danny non è facile, eh? Non è facile da ascendere forte, veloce, eh sì, sui piedi, un po' il vento anche che non aiuta. Attacco di Massimo in rete. Faccio Anderson dopo, non ce la fai, che dopo questa sei Anderson. Esce di pochissimo l'attacco di Danny, peccato perché non avrebbe potuto fare niente Tommy. Poi mi manda la battuta. La palla si spegne. L'alzata di Danny è sulla rete, non riesce Mazzocchi a... Ancora Tommy Mimola al servizio. Batte su Danny, palla cortissima di Danny. Ale, questa è... Sei d'accordo sulla battuta su Danny tu giochi, o su Mazzocchi? Ma secondo me può darsi è che... più pericoloso Danny in attacco, assolutamente, no? Sì, per me ha provato a coglierlo di sorpresa, okay, perché sicuramente Danny non si aspetta il servizio su di lui. Ha provato a coglierlo di sorpresa, ma Danny era ricevuto molto bene. Poi l'alzata di Mazzocchi gli ha permesso di fare una bella palla corta. Bello l'attacco di Andrea Mazzocchi. Da buon giocatore di basket, salta un metro e la butta nell'angolo davanti a sé, scavalcando Mazzocchi. 5-2. Tenta un colpo difficile qua Massimo. Sì, era un po' staccato e palla bassa, era un po' forzato questo attacco. Sì. La palla quasi passa sotto la rete, non tocca neanche la rete. 6-2. Bravissimo Tommy Mimola, una sua delle sue finte, no look. Attacco no look. No look, guardare da una parte e attaccare dall'altra. Siamo in pochi a fare questo attacco. E qua Danny dà la dimostrazione di quanto sia bravo anche a utilizzare, no Ale? Sì, diventa davvero difficile capire come voglio attaccare. Vedi, qui aveva la possibilità anche di andare di testa, affintato, con la spalla sinistra incrociata, davvero illeggibile questo attacco e anche indifendibile. Eh sì, attacco e servizio out, quello di Danny, e 4-7. Tommy difende di tacco, Massimo non riesce a salvare. Avrebbe potuto fare meglio qua Massimo, ma non è riuscito. 8-4 il cambio, sì, di campo. Ha cercato di mandarla direttamente, c'era un altro docco, forse poteva cercare anche il terzo per Mimola, una restituzione con il piatto destro alto per poi mandarla, rimetterla agli avversari. Assolutamente, chiaro, assolutamente. A volte quando non riesci a costruire l'attacco devi metterla di là e pensare a difendere.
È fuori purtroppo il salvataggio di Massimo. Ha provato anche Tommy a tenere su una palla quasi morta. 9-4. Attacco ancora vincente, ha messo la freccia. Sì, direi di sì. Non direi vogliono rischi, vogliono, esatto, arrivare primi. Credo che sia giusto così. Vogliono evitare che... il Brasile nei quarti. Ovviamente. Diciamo che le prime non vogliono che... Abbiamo già una prima che è quella di Salvetti e Minghetti. Se continua così anche Mordenti, Mazzotti... Bello l'attacco, un po' niente. Tommy Mimola, un grande attacco di Mazzotti. Un'altra prima sarà quasi sicuramente il Brasile. E la quarta prima, 99-100, dovrebbe essere Graziani Santoprete. Sì, credo che già siano. Che forse prima, già lo hanno sono vinto adesso, esatto. Non ho il tabellone qua per consultarmi, ma sì, facendo due calcoli prima, così approssimativi, dovrebbe essere così. Tanto Tommy sbaglia la palla corta, 12-4. Contro Anderson, papà. Due mostri di Rio. 12-4. Il net aiuta Danny ed è 13-4. Partita a senso unico. Partita ormai, non dico in ghiaccio, ma difficilmente una coppia esperta come quella di Mordenti Mazzotti se la lascerà sfuggire. Sì. 14-4, questo errore di Massimo. Ricordiamo Max Oddo fino a poco tempo fa impegnato. Devo dire che nonostante Danny Mordenti e Mazzotti siano una coppia fortissima, forse Mimo e Leotto sono entrati un po' in campo già sapendo di dover veramente fare una prestazione perfetta per cercare di superarli. Batterli. Sì. Diciamo che anche a livello di gestione dei tornei, delle partite importanti, comunque come ti dicevo all'inizio della telecronaca prima della partita sullo 0-0, c'è troppa differenza, nel senso troppi tornei, sì, certo, in più per questi due ragazzi. Massimo ovviamente per il lavoro che fa due o tre tornei all'anno, no, ma assolutamente. E Tommy comunque negli ultimi anni si era un po', diciamo, discostato, pur essendo stato nel corso degli anni uno dei più forti, sì, forti, assolutamente. Tanto un primone Massimo. No, però ti dicevo, siccome 5, conosco 6. Lui con loro, anzi, con, dicevo, a Mimola e Oddo, con tutte le considerazioni giustamente sottolineato tu, però hanno fatto degli errori anche tecnici che loro non fanno mai. Per questo, sì, dico, mi sembrano anche mentalmente un pochino abbattuti, ecco. Sì, sì, sono immalinconiti subito con quel gap, non c'è stata... Anche qualche errore di troppo per Massimo e Tommy, che magari avrebbero potuto, tanto bel punto sulla linea di Tommy. 6-16, una reazione di orgoglio, però troppa differenza, ancora 10 punti di vantaggio. Poi Danny qua è a casa sua, il campo di casa, qua ha sempre fatto grandi tornei. È uno che si esalta, diciamo, certo, col Fantini quasi sempre. Difficilmente l'ho visto toppare certi avvenimenti, e sicuramente questo è uno degli avvenimenti, cioè uno dei tornei clou di quest'estate. Tanto bel punto di Andrea Mazzotti. 17-6. Tanto ricordiamo che subito dopo scenderanno in campo di nuovo per la terza partita per il primo posto, anche se forse io mi sono un po' sbilanciato. Tanto bella la spallina di Massimo Oddo, sbilanciato il primo posto Anderson e Tata contro Edu Bachero e Jaime Lara, partita che sulla carta decreta il primo e il secondo posto, ma
è quasi una missione impossibile quella dei degli atleti spagnoli, vincere contro Anderson e Tatà, però sicuramente se giocheranno come stamattina potranno rendergli vita dura. Tanto tenta e finisce qua. Tenta Tommy un campanile, finisce qua. E adesso partita finita. E scendono in campo quindi adesso i due alieni, i due extraterrestri. Ale, sì, io sono qualche anno che quando posso, se riesco, vado giù in Brasile, non tanto per giocare a football, perché c'ero messa anche per il football, certo. Perché mi invitano spesso qualche